trovati da Giulia Anello. Ennesimo risultato utile per il Palermo, che ha aggiunto un punto prezioso al bottino rosanero. Ad Ascoli sabato ha vinto la Noia, ma ciò che importa è che il Palermo comunque è in vetta alla classifica di Serie B. I rosanero hanno giocato una partita corta e hanno ottenuto un pari a reti bianche al Del Duca dopo un match a ritmi lenti e avaro di emozioni da ambo le parti. Solo nella ripresa la gara ha visto un piccolo sussulto dei siciliani. Hanno sorpreso positivamente le prestazioni di Ciocev e Muraschi, che sono stati promossi a pieni voti dai tifosi, dal tecnico rosanero e dall'intera piazza. Proprio il tecnico rosanero Bruno Tedino, al termine della gara, ha elogiato i suoi uomini per la personalità dimostrata in campo nonostante le assenze pesanti e per aver costruito un gioco compatto e intelligente. Soddisfatto della prestazione, Tedino ha concesso 2 giorni di riposo alla squadra. La preparazione verso il match di domenica contro il Parma ma riprenderà infatti nella giornata di martedì al tenente onorato di Bocca di Falco. Prima dell'allenamento alle ore 15 il direttore sportivo Fabio Lupo risponderà alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Per tutte le altre edizioni stadionews.it.